Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi non si parlerà di tutorial, di gameplay, niente cose troppo tecniche, ma voglio discutere e dare il mio punto di vista su questa discussione molto calda che sta girando sui social in questi giorni, cioè del mezzo litigio, se vogliamo così definirlo, tra Ni e The Main Man. Oh, il tutto nasce da un tweet di Ni, a cui poi ha risposto The Main Man, che adesso andiamo subito a vedere. Allora, il tweet di Ni è questo. Lui dice praticamente che spera che nel prossimo Tekken non ci siano più i guest. Nei guest lui intende i personaggi 2D come Akuma e Giz, fondamentalmente, che hanno le meccaniche diverse, anche Lizzo in questo caso, e li definisce unfair, nel senso non di troppo forti, non è un discorso anche di bilanciamento, anche se in questo caso c'è stato. Ma che non c'entrano nulla col gioco, non sono integrati bene, non sono bilanciati bene, non funzionano all'interno di Tekken e sballano tutto. E questa è una sua opinione, infatti non dice devono togliere per forza, non va bene, dà una sua opinione, lui dice spera che vengano tolti, che spariranno nel prossimo Tekken, eccetera. È una sua cazzo di opinione, cioè ci sta. Cosa succede? Arriva The Main Man e gli dice praticamente sì, bisogna togliere a 6 milioni di persone a cui piacciono i guest, tutti quanti solo perché due sono usciti male, che sarebbero Akuma e Giz, e perché danno fastidio solamente ad altissimo livello, a livello di gameplay. Beh, il fatto che diano fastidio ad altissimo livello sarebbe già un grosso problema, perché Tekken comunque è un gioco competitivo, ci sono tornei importantissimi, c'è un World Tour, insomma. Quindi già che diano fastidio ad altissimo livello è una cosa importantissima da segnalare, perché allora o mi fai una modalità ban and pick, come in tantissimi altri giochi competitivi, oppure se mi lasci le gabbie aperte, cioè tu libero per tutti, fai in modo che i personaggi siano bilanciati e che funzionino all'interno del gioco, cosa che non hanno fatto per anni praticamente. Detto questo, lui molto in modo un po' spocchioso, perché lo si vede dal tono del tweet, sostiene che tutte le persone che hanno comprato il gioco vogliono i guest e che quindi si farebbe un torto a loro, cioè afferma questa cosa qui, che non è assolutamente vera, ma proprio manco lontanamente, cioè l'incisione che hanno avuto i guest sul gioco non è calcolabile ovviamente, l'incisione che hanno avuto sulle vendite del gioco, i guest, non è calcolabile, non è un numero che si dice. Senza i guest avrebbero venduto 4 milioni, che i guest hanno venduto 6 milioni. No, non si sa, quindi non si può nemmeno dare un giudizio troppo veritiero su questo. Secondo me hanno inciso pochissimo, per esempio. Hanno inciso, sì, ma pochissimo. Tekken ha venduto tanto per tutta una serie di motivi, tra cui i principali, la spinta mediatica che ha avuto il gioco e tutto il contesto competitivo, il supporto che ha avuto con il Tekken World Tour, eccetera. Cioè, questi sono per esempio due motivi fondamentali. Un terzo motivo, anche questo fondamentale, che è il primo Tekken a ricevere continui patch, aggiornamenti, update, personaggi nuovi, season pass, eccetera. Quindi ha avuto tantissimo supporto. E uno che compra il gioco, insomma, ha in mano un prodotto che dura tanto tempo. Non come i vecchi Tekken che arrivavano, così te lo tieni per 4-5 anni, così è, così rimane. Al massimo ti arriva la patch per fissare un bug pesante nell'immediato, ma poi il gioco quello è quello te lo tieni. Quindi i motivi sono tanti. I guest charter sono un motivo dei tanti, perché il gioco ha venduto tanto, ma non è minimamente il più importante. Cioè, anzi, secondo me, come vi dicevo, ha inciso pure poco. Perché un appassionato di picchiaduro, Tekken se lo compra a priori, non è che se lo compra perché c'è Akuma o Giz. Un appassionato di The Walking Dead non è che si va a comprare Tekken perché ci hanno messo Negan, a parte che magari manco lo sa, ma poi magari non gliene frega nulla, cioè non gli frega di Tekken, non gli frega di picchiaduro e in ogni caso non se lo va a comprare. Anzi, è molto più probabile che un giocatore di Tekken vede Negan, se non lo conosce, dice ma da dove cazzo arriva questo? E si va a vedere la serie, cioè è molto più probabile questa cosa. E idem un giocatore di Street Fighter o di KOF, non è perché mi mettono Akuma e Giz, allora faccio take my money, Namco, to, tieni e vado a comprare il gioco. Cioè, assolutamente no. Cioè, mi viene la voglia di vedere il gioco, no? Io, player di Street Fighter, che vedo Akuma in Tekken, dico, beh, gli do un'occhiata. So, vado a casa di un amico a provarlo, mi guardo i gameplay su YouTube, cerco di capire se può
può valerne la pena comprare il gioco in sé, con in più il discorso che c'è il mio personaggio preferito, che poi non è detto che se gioco a Street Fighter il mio personaggio preferito è Akuma, assolutamente, perché per esempio il mio non lo è. Quindi, detto questo, i West secondo me hanno inciso pochissimo. E l'affermazione di The Main Man è un po' spocchiosa, un po' altezziosa, è per quello che poi Nii gli risponde male. Infatti poi Nii appunto gli risponde male, gli dice che i West sono usciti perché li hanno comprati per soddisfare le richieste dei 6 milioni di giocatori che hanno comprato il gioco. Ma assolutamente, non è così. Allora gli risponde un po' male ed è partita tutta la polemica su chi ha ragione, chi non ha ragione, così. Allora, io vi dico, una risposta sensata che poteva dare The Main Man era: guarda, i guest, ok, come sono stati inseriti in Tekken 7 non sono il massimo, però ha un valore aggiunto che si è implementato bene. Non so, faccio un esempio tipo Yoshimitsu in Soul Calibur, ci possono stare. Cioè, se tu mi anche io sono un giocatore di tantissimi picchiaduro, quando ho visto che mettevano Akuma in Tekken mi ero contento, ho detto cazzo che figata, chissà come lo implementano. Ma non è che mi sarei mai aspettato di vedere Akuma di Street Fighter 4 con il Focus Cancel, i Demon Flip, le pallette aeree, tutto qua. No, pensavo che il personaggio sarebbe stato implementato nelle meccaniche di Tekken. Che fino a prova contraria, il gioco si chiama Tekken, non è Tekken Cross, KOF, Cross, Street Fighter, eccetera, eccetera. Il gioco è Tekken, quindi se tu mi prendi un West e me lo butti dentro Tekken, deve seguire le regole e le meccaniche di Tekken. Non mi sembra una cosa così difficile da comprendere. Quando poi ho visto come avevano implementato Akuma, mi ho detto, ma questi sono impazziti. A parte che non è nemmeno bellissimo da vedere, perché le animazioni sono un po' così, vabbè. Però non esiste. Cioè, già il Focus Cancel di Street Fighter 4 non è una meccanica che è stata super mega apprezzata, da andare a riprendere e dire, cazzo che figata. Quindi già quello non è stata una grande mossa. Ma poi mettergli delle cose che non avevano senso. Cioè, quando è uscito Akuma c'aveva lo show invincibile come Street Fighter 4, cancellabile, safe. Ma che cazzo è? Cioè, ma come gli è venuto in mente di mettere sta roba? Lo scaling del danno completamente a sé, che finché non lancia fa un danno esagerato perché non scala come le Jungle di Tekken. Ma perché? Ma per quale motivo? Il personaggio sta giocando a Tekken, mettetegli lo scaling di Tekken, non mi interessa se è una Jungle o è a terra, cioè assolutamente. I bassi cancellabili dopo la Duken che sta in vantaggio, parato, ma cioè sono tutte cose che stanno fuori da ogni logica di Tekken, non di Street Fighter ovviamente, ma di Tekken. Il problema non è del fatto che abbiano aggiunto Akuma o Giz, è del come li abbiano aggiunti. Noctis io l'ho apprezzato molto, pur non fregandomi un cazzo di Final Fantasy e soprattutto dell'episodio con Noctis, io l'ho apprezzato molto perché è implementato benissimo nelle meccaniche di Tekken. Il personaggio funziona, è bello anche da vedere. Sarebbe stato bello anche in Soul Calibur, a dire il vero, ma funziona in Tekken, ci sta alla grande. Quindi io approvo l'inserimento di un West fatto bene. Non approvo il prendere il Focus Cancel da Street Fighter 4, il Max Mode da KOF e buttarli dentro in Tekken a caso così. Cioè, non esiste sta roba. Riprendendo il discorso di Nini e dei Main Man, se dei Main Man invece di fare lo spacchioso diceva, guarda, secondo me i West vanno bene, sono appunto un valore aggiunto, andrebbero implementati meglio, eccetera, sarebbe nata una discussione costruttiva. Invece affermando che i 6 milioni di persone vogliono i West, che toglierlo gli farebbe un torto a loro per soddisfare solamente il gameplay di alto livello, eccetera, non ha senso, ha fatto girare le balle a Nini, che gli ha risposto male. Invece, secondo me, un commento più sensato è stato questo. Arzan dice: sì, io i 2D li voglio, mi diverto, variano tanto, si possono imparare cose differenti, c'è un improv dell'esecuzione, e poi alla fine conclude con la mia personale opinione. Sti cazzi, ha fatto un commento intelligente da parte sua. Ci sta, secondo me questo non è un commento da spacchioso, è una sua considerazione, la sua opinione. Lui poi fa parte della community pakistana, che sono famosi per i giochi 2D, si divertono, hanno tanto manualità, eccetera. Ci sta, io un commento così lo apprezzo. Cioè non gli vado a dire no, non capisci un cazzo. È un commento dove si può parlare, si può discutere, assolutamente. Non afferma niente di strano come ha fatto quello di The Main Man. Quindi per concludere, concludo con due cose.
Do pienamente ragione a Ni, perché tra l'altro bisogna capire il suo punto di vista da player che va in giro per il mondo a vincere i tornei, non va lì a scaldare la sedia, quindi guarda il lato super mega competitivo, bisogna capirlo questo, cioè bisogna capire chi sta parlando, cioè non è Ciccio Salumiere che dice no, i West fanno schifo perché Noctis c'ha la spada troppo lunga, no, cioè bisogna capire il punto di vista di chi parla, e Ni, come tanti altri giocatori, sono dei professionisti e guardano il gioco da quel punto di vista. Ni, come vi ho spiegato, ha espresso semplicemente una sua opinione, è stato un po', diciamo, attaccato in modo spacchioso da The Main Man, che sinceramente non deve dire niente a Ni, nulla, perché lui guarda il gioco seduto alla sua cameretta a fare i suoi cazzo di video dove dice che 4-4-1 di Giulia è fortissimo, così eccetera. Deve entrare a testa bassa quando parla con delle persone di un certo calibro come Ni, rivolgiti un attimino a modo, nel senso non entrare a gamba tesa e fare lo spocchioso. Ci parli, dici la tua e può nascere una discussione. Se entri a gamba tesa, affermi cose tra l'altro non vere, in più le rimarchi dicendo che danno fastidio solo al gameplay di alto livello, come se non bisognasse giocare ad alto livello a Tekken, che è lo scopo di loro, di tutte le community più importanti del mondo, è quello di diventare ad alto livello, è solamente lui che non vince il torneo dalla parrocchia, neanche sotto casa, e non è perché non lo fa lui, che quello che gli importa a lui è giocare online, fare i video eccetera, vuol dire che va bene tutto, no. La maggior parte delle persone che gioca seriamente a Tekken, che ci impiega, che ci spende tanto tempo, è per il competitivo, per andare ai tornei, cercare di vincerli, cercare di fare bene, eccetera. Cioè, tantissima gente che guarda Tekken dal lato del competitivo guarda questo. Ma anche chi guarda le partite, gli piace vedere, e ne capisce ovviamente, gli piace vedere delle partite giocate a Tekken, non che a un certo punto mi arriva giù 3 di Akuma e finisce il round, ma che cazzo è? Ultima cosa che voglio condividere, voglio far vedere il commento secondo me migliore che ho visto in tutte queste discussioni, rappresenta la conclusione di tutta questa discussione, fatto da un nostro connazionale, e niente, ve lo faccio vedere perché secondo me è proprio l'apice di tutto. Adesso esce fuori, piano piano, eccolo qua. Questo secondo me è il commento che mette tutti d'accordo e con cui bisogna chiudere la discussione. Vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!